pari e patta al Civitelle tra l'Agnonese in completo granata e la Civitanovese. Un tempo a testa e pareggio giusto sul terreno impregnato dalla pioggia. Buon colpo d'occhio sugli spalti, la partita è diretta da Vergaro di Bari. Partenza a razzo dei locali, Gragnoli servito in profondità dal regista Peici e fermato in fuorigioco dinanzi a Vassallo dopo appena 5 minuti di gioco. La Civitanovese di Bruno Caneo difende molto alta ma rischia sulla incursione centrale di Gragnoli, sulla quale deve uscire alla disperata Vassallo per salvare la sua porta. Il portiere ospite resterà claudicante alla caviglia per tutto l'incontro. Ancora i padroni di casa si vedono a metà tempo sull'asse Guerra Gragnoli. Palla con il contagiri, ma l'attaccante romano, lasciato solo in area, non trova la porta sulla girata di testa. I marchigiani si vedono per la prima volta dopo la mezz'ora da azione d'angolo innescata da Negro. Pericolo scampato in un'area agnonese molto affollata. La formazione di Alessandro Del Grosso riprende a macinare gioco, ma è precipitoso il giovane Di Federico alla conclusione su assist del solito Peich. I molisani sbloccano il risultato da un lancio del portiere Cannella sulla testa di Di Federico. La spizzata innesca Gragnoli, che nell'uno contro uno sfodera un mancino chirurgico che beffa Vassallo sulla pozza d'acqua. Vantaggio meritato per i locali al termine di una prima frazione volitiva e arrembante, senza mai concedere spazi alla conclusione di avversari apparsi troppo rinunciatari dopo 45 minuti di gioco. Nella ripresa si invertono le parti, mister Caneo indovina la mossa di inserire Sindaco sulla fascia sinistra per un inconsistente Rapagnani. L'ex Wade si alza in mediana al fianco di Rubino e Lignani. Dopo poco più di un giro di lancette, la Civitanovese riequilibra la partita. Negro si invola a sinistra e sistema la sfera radente a centro area. I Granata non intervengono e sono puniti dal difensore centrale Gregora, dove Cannella non può intervenire. L'Agnone subisce il contraccolpo psicologico e rischia di affondare dopo altri 120 secondi. Rullo cicca pericolosamente la palla, ma Pereira non è lesto a castigare per la seconda volta Cannella. Del Grosso corre ai ripari, fuori Gragnoli per Vitelli e poco dopo l'acciaccato ricamato per Litterio. Rossoblu ospiti ancora pericolosi dal corner di Negro. Pereira spedisce fuori bersaglio dopo 29 minuti. L'Olimpia non riesce più a pungere dalle parti di Vassallo, il ritmo cala, sponda dell'attaccante Barbosa per la corrente Giovannini. La trama è buona, meno la precisione. Ai titoli di coda l'ultima occasione per l'Agnone, sull'angolo di Di Lollo di testa sbuccia la palla Vitelli da ottima posizione. Nulla da fare, la partita termina 1-1 dopo 5 minuti di recupero.